Nella giornata internazionale della donna, il segretario del Partito Democratico della città capofila della Piana del Sele, Anna Raviere, assieme alle associazioni Idee in Comune ed Etica e Cultura, presiedute da Veronica Notari ed Agnese Ranza, hanno proposto l'istituzione di una casa rifugio per le donne. Il progetto, che sarà illustrato nei prossimi giorni all'amministrazione comunale di Battipaglia, prevede l'utilizzo di uno dei beni immobili confiscati alla camorra. Buongiorno, questa mattina siamo insieme all'associazione Idee in Comune rappresentata da Veronica Notari e all'associazione Etica e Cultura rappresentata da Agnese Lanza per lanciare una proposta in occasione della giornata internazionale della donna. Crediamo che un comune come Battipaglia debba avere un impegno concreto a favore delle donne e delle politiche sociali in generale. Per questo la nostra proposta in questa giornata significativa e importante per tutte le donne è quella di istituire una casa rifugio per le donne vittime di violenza, perché non dimentichiamo, soprattutto all'indomani dei gravi fatti che hanno colpito Pontecagnano, che la vera difficoltà per una donna vittima di violenza non è solo denunciare, ma affrontare tutto ciò che poi accade dopo la denuncia, abbandonare la sua casa, abbandonare il suo ambiente. E quindi un comune come Battipaglia, che è un comune di 50.000 abitanti, deve necessariamente essere un centro di accoglienza per tutte queste donne vittime di abusi. Per questo motivo, come Partito Democratico, ci siamo fatti promotori di questa iniziativa, immediatamente accolto dalle associazioni che mi affiancano questa mattina e a cui mi fa piacere dare la parola. Ringrazio Anna innanzitutto per questa opportunità. In qualità di presidente dell'associazione Idea in Comune abbiamo raccolto diciamo, l'idea di presentare insieme questo progetto con grande entusiasmo, non solo alla luce degli ultimi eventi, ma proprio perché con la nostra associazione da anni cerchiamo di portare un impegno responsabile sul territorio che sia da filtro, che faccia da filtro tra gli interessi dei cittadini e degli individui e l'entità comunale. La restituzione, la previsione di restituire dei beni confiscati alla mafia per il riutilizzo sul territorio deve rispondere proprio a questo impegno, un impegno responsabile che oggi più che mai e soprattutto in occasione della festa della donna sentiamo sicuramente più vivo, soprattutto alla luce degli ultimi eventi, deve essere portato avanti come forma di sostegno sia all'ente che da solo non porterebbe sicuramente avanti per i vari impegni che ci sono determinate azioni, sia per la categoria di donne che soprattutto post pandemia oggi si ritrovano a vivere notevolmente i disagi della violenza e i disagi che insomma, conseguono all'essere vittima di violenza domestica e non. Quindi insieme anche ad Agnese, la sua associazione e ad Anna porteremo avanti questo progetto e ci auguriamo che l'amministrazione raccolga la nostra proposta. Allora, io sono Agnese Lanza e sono qui a rappresentare Etica e Cultura su invito di Anna. Ho subito accolto insieme a tutti i soci dell'associazione la voglia e, come dire, l'istinto anche di comunicare questa volontà di rendere Battipaglia un luogo inclusivo e a favore delle donne. Sì, una città a misura di donna, perché al momento Battipaglia non la sentiamo tale. Noi siamo tre donne qui presenti e ci batteremo affinché Battipaglia invece possa essere un luogo del genere. Per cui abbiamo accolto con grande fermento e grande gioia la voglia di poter partecipare ad un progetto che è quello di includere un bene confiscato alla mafia, che sul nostro territorio sono particolarmente presenti, all'interno di un progetto che restituisca una casa famiglia, una casa rifugio per le donne che sono sia vittime di violenza, ma anche donne sole, abbandonate con i figli, perché hanno bisogno di aiuto. Contrariamente a quanto si pensa, in realtà si ha molto bisogno ancora di parlare della condizione delle donne, perché le donne sono ancora costrette a scegliere tra famiglia, lavoro, sono ancora costrette a sentirsi dire che si vestono inadeguate se subiscono violenza. E tutto questo deve cambiare, sia dal punto di vista culturale, ma per fare questo abbiamo bisogno di dare un segno forte. Un segno forte potrebbe essere questo: l'amministrazione comunale potrebbe impegnarsi ed aiutarci a realizzare questo progetto. E noi ce la metteremo tutta, quindi viva le donne, forza le donne!